Benvenuti a tutti, siamo di nuovo su PES 21. Sono passato al Torino, quindi è un ritorno dopo quel famoso esonero e dopo aver vinto anche abbastanza con il Toro, ma avendolo visto veramente in maniera disgustosa retrocedere in Serie B, cioè io sono andato a vedere nel girone di ritorno ha fatto 3 punti, non ha più vinto una partita, le ha perse quasi tutte, è incredibile, questa cosa non deve esistere. Ho dovuto fare un po' di pulizia, siamo ancora in fase di mercato. Ho dato via dei giocatori che secondo me non erano da tenere, vuoi per comportamento nella realtà che hanno avuto, vuoi perché hanno voluto ritornare da dove erano arrivati. E quindi io ho fatto un po' una sorta di mercato non simile a quello che nella realtà il Torino bene o male sta cercando di fare. E quindi ho portato dei giocatori anche nuovi, ho preso dei giocatori dal Chievo, ben tre che li aveva messi e non capisco perché sul mercato. Ho preso Ferreira, ho preso Niang Bo con un po' di fatica perché subito non voleva venire, poi gli ho dato un po' più di soldi, sono riuscito a ingaggiarlo e ho preso Calderoni perché mi serviva un terzino sinistro, Darmian non ha voluto venire e allora ho preso lui che era sul mercato. Andiamo a vederci questo nuovo Toro che purtroppo affronterà questa Serie B. Eccolo qua, io ve li metto in ordine, vi faccio vedere la squadra. Allora, Berisha l'ho venduto perché ormai mi hanno offerto anche dei bei soldi e l'ho venduto. Praticamente sono rimasti Milinkovic, Savic, Carnesecchi, che è un buon portiere, perché guardate, insomma, secondo me 23 anni, guardate i voti sulla parte destra, dovete guardare i portieri. Ho tenuto Izzo, perché? Perché Izzo, sì, mi direte è vecchio, va bene, però ci va anche un po' di esperienza qua, quindi l'ho voluto tenere. Ho preso Lovato dal Cagliari, 23 anni, 76 di over, non è male, e poi qui c'è Van der Werf preso dal Chievo, era anche lui sul mercato. Ho tenuto Zima perché mi direte, ma c'è un buon colpo di testa, non ha elevazione perché ne ha poca, però tanto chiaramente non penso che partirà titolare. Ho tenuto per il momento Rodriguez, però sto pensando di vedere se c'è un terzino sinistro che mi possa coprire questo ruolo, magari anche un po' più giovane, magari anche sui 24, così che mi possa fare quei 3 anni tranquilli, perché anche qui il contratto io lo baso su 3 anni, quindi un anno di B e 2 anni di Serie A. Se anche qui non dovessi vincere nulla, perché io ripeto, da quando ho messo questa patch non ho più vinto niente con PES, è veramente qualcosa di incredibile. E allora vedremo. Comunque, il discorso Rodriguez l'avete capito. Arriva Calderoni, che è un buon difensore, cioè, terzino sia destro che sinistro, può giocarmi anche a centrocampo, può giocarmi centrale difensivo, ma il suo ruolo è più terzino, quindi è un terzino offensivo e quindi dovrebbe spingere abbastanza. Arriva dal Chievo Verona. Poi ho tenuto Singo, perché? Perché Singo è un terzino destro che spinge in una maniera paurosa. E quindi l'ho tenuto. Ho tenuto Olaina, 27 anni, però guardate che velocità e accelerazione che c'ha. E ho guardato se c'erano terzini italiani migliori di lui, non c'è nessuno. Non c'è nessuno né negli svincolati né sui trasferimenti. Questo Chicco, sinceramente, o ha giocato poco o non lo so, come vedete, è già richiesto dal Guarani e dal Quito, tutte squadre sudamericane. Se arriva l'offerta lo daremo via. Come nella realtà, loro, il Toro adesso nella realtà, il discorso di Pret, lo vogliono far rientrare, prima lo mandano via, poi lo vogliono far rientrare, io ho fatto che tenerlo, perché sì, è vero, ha 29 anni, però è un 76 di over e può tranquillamente farmi il gioco a centrocampo. Cataldi era già nel Torino, io l'ho voluto tenere, anche lui, stesso discorso. 29 anni, però può fare, tanto arriverà ancora un centrocampista, perché arriverà. Può fare un po' di differenza insieme a Pret, che tutti e due, vedete, possono giocarmi anche sulla mediana.
E quindi c'è varie soluzioni, ma un centrocampista lo dobbiamo ancora prendere. Dani Alves, come dire di no dalla primavera a un giocatore così? Assolutamente. Dotato, può giocarmi addirittura terzino, esterno, centrocampista laterale, trequartista, è un jolly praticamente. Gonzalo Metilli, preso dal Chievo Verona, era sul mercato. Io non so come si fa a vendere un giocatore così. Con me nel Chievo avrà sbagliato, sì e no, quest'anno 2-3 partite. Ma le altre 15-16 le ha azzeccate tutte. L'ho preso. Sanchez è sul mercato, a meno che non riesco a trovare un altro trequartista che dia il cambio a Ferreira, al di là di chi giocherà titolare o meno. Qui gioca chi sta meglio. E quindi per adesso è sul mercato. Non ci sono offerte, quindi vediamo. Arriva Ferreira, 24 anni, mi ha fatto molta impressione nel Chievo perché gioca molto bene da trequartista, può farmi anche il mediano, il centrale e il laterale. Quindi l'ho voluto tenere, anzi prendere, scusate. Andiamo a Ramirez. Questo qui direte, ma è vecchio. Ok ragazzi, ma guardate quante posizioni può fare. Cioè, è un 33 anni, 33 anni, però guardate i voti, cioè completo. E quindi l'ho preso. Linetti sul mercato perché chiaramente non può rimanere una roba del genere, deve andare via. Koné, questo è l'acquisto reale che ha il Torino quest'anno sull'esterno. È un costa d'avorio, 71 di over e gioca molto sull'esterno lui. Pug chiaramente è in vendita. Edera, ecco, Edera quest'anno è tornato, io lo voglio tenere questo ragazzo qui perché può farmi l'esterno, può farmi la punta trequartista e può giocare sia a sinistra che a destra dal centrocampo in su. Cantero, seconda punta spagnolo, l'ho tenuto perché? Perché questa seconda punta può eventualmente farmi il terzo trequartista, quindi l'ho voluto tenere. Gallo, il Gallo è in vendita. E vi avviso già che molto probabilmente partirà e andrà in Germania perché il comportamento suo non mi è piaciuto nella realtà e voglio renderlo reale il Torino senza di lui, al di là di acquisti o meno realistici o meno, perché io ho provato a vedere anche quello lì serbo, non c'è. Quello lì serbo, cioè c'è, ma non so se è lui ed è nel Napoli. Però il problema è che nel Napoli vogliono tanti soldi, allora potrei scambiarlo con Edera e fare entrare lui. De vedremo, vedremo poi. Bellotti quindi sapete che è già venduto. Ho preso Thiago Thomas dall'Everton, questo qui l'ho preso con un'offerta incredibile, guardate che voti che c'ha questo attaccante qui, fa paura, è quasi completo di tutto. Come non prenderlo? 80 di over, ragazzi, ma non scherziamo. Arriva Gnambò, Gnambò non ha bisogno di commenti, eh? 78 di over, guardate che roba. Sanabria che rimane, perché nella realtà c'è e lo voglio tenere. Zaza qui l'avevano preso dalla primavera, infatti vedete non lo posso neanche svincolare o vendere, vedremo, lo metteremo poi sul mercato in un secondo momento. Questo per il momento sarà il Toro che andrà a affrontare questa Serie B, vi faccio vedere. Ok. Ecco, la lista selezionati ancora. Eccolo qui, Radonjic. Vedete, è nel Napoli. Voti non è che siano altissimi. Poi è anche più vecchio di Edera, quindi direi di lasciare stare, assolutamente. Abbiamo Barilla, ma Barilla io lo prenderei a centrocampo, però guardate quanto mi chiede, vi faccio vedere. Vedete, 17 milioni di trasferimento, neanche tanto l'ingaggio, glielo metti a 900 qualcosa magari accetta. Il problema è il trasferimento, dobbiamo vendere ancora per prendere lui, quindi proprio da stare lì. Poi abbiamo questo Antonio del Southampton, che è una punta che a me piace perché non è in vendita, ma io lo voglio osservare, l'ho messo lì e boh, e basta ragazzi. Adesso, questa è la Serie B, questa è la prima giornata, poi ci sarà ancora del mercato e chiuderemo, poi riprenderemo. Intanto vi invito a seguire la Master League col Chievo, poi arriverà dei video di un torneo simulato di FIFA, molto bello, carino da guardare. Ma andiamo a vederci la prima giornata di Serie B.
Torino-Cosenza, Regina-Venezia, Frosinone-Salernitana, Lecce-Monza, Perugia-Benevento, Ascoli-Spal, Como-Vicenza, Spezia-Alessandria, Ternana-Cittadella, Cremonese-Crotone. Allora ragazzi, andiamo subito in campo. Qui farà tutto il discorso alla squadra, eccetera, ma noi andiamo avanti perché tanto è sempre la solita cosa. Quindi andiamo avanti. Eccoci qua. Vediamo le maglie. Direi che così possono andare bene, giochiamo in casa la prima allo stadio Grande Torino. Andiamo chiaramente a mettere, io direi di lasciare questo perché è uno schema che fa molto male, trequartista, abbiamo anche altri giocatori, quindi Linetti lo mettiamo qui, Coné lo portiamo al posto di qualcuno che deve andare via o qualcuno che, ok, facciamo così. Ecco, questi sono i prossimi tre cessioni, sono queste, quindi questi sono tutti i giocatori tranne Izzo che andranno via. A centrocampo abbiamo Cataldi e Chicco, ma Chicco non è in partenza, io vedete che mi manca un altro centrocampista, quindi lasciamo giocare pure lui, lasciamo giocare lui che va bene così. Cataldi è un centrocampista centrale, Rodriguez, Singo. Io metterei però sulla destra chi metti? Che non... Ah, ma abbiamo ancora, aspettate, c'è ancora la tribuna. Allora Edera lo portiamo sopra e questi lasciamo sotto perché non sono Lovato e Zima, ma Zima io direi questa prima partita di... vabbè, però è pompato. Ok, allora ragazzi, qui c'è niente da fare, qui bisogna solo fare una cosa. Andare a dare contropiede al buon Nyombo e vediamo quello che succede. Andiamo in campo. Anche se Thiago Thomas, però, sentirla bene, sì, può giocare esterno, ma non è esterno. Quindi attenzione, qui ci va Coné nel suo ruolo. Cantero, lui è un esterno, però io vorrei mettere già Edera dal primo minuto, ma solo per vedere. Però mi abbassa l'over della squadra. No, niente, dai, andiamo così. Si parte. Prima giornata di nuovo di questa maledetta Serie B. Speriamo di arrivare su subito e puntare a qualcosa di interessante. Quindi andiamo subito in campo, Stadio Grande Torino. Giochiamo col Cosenza, Serie B è molto difficile. Ed eccoci. Grande coreografia, c'è buon entusiasmo. Se abbiamo il Cosenza, squadra assolutamente da non sottovalutare. Allora ragazzi, si parte con Nyambo, il primo pallone con la sua nuova maglia, pallone a Zima, girato poi in direzione di Rodriguez, l'appoggio per Cantero, Cataldi, pallone a Chicco, gira verso Coné, l'appoggio per Singo, Singo mette in mezzo questo pallone per Nyambo e esce Cosenza. Recupera però il Toro e c'è fallo, calcio di punizione, non so cosa ha visto. Andiamo avanti. Calcio di punizione per Venturi del Cosenza. Lancia lungo e va a cercare Pandolfi, esce bene qui la difesa del Toro. E allora adesso Coné che manovra questo pallone, lo sbaglia, la ribattuta, c'è Nyambo che cerca appoggi, lo trova in Coné, sale bene qui Singo. Tiene palla e poi Coné non si capisce, Bittante va a chiudere insieme a Vallocchia, Cosenza remake, Vallocchia non ha sbocchi, pallone in mezzo però per Bultam, attenzione qui a Pandolfi, chiuso, grande Lovato, pallone verso Pret, il ritorno di Pret al Toro. Palla verso Nyambo che adesso può puntare l'uomo, viene raddoppiato addirittura e messo giù, niente, non c'è calcio di punizione, lancia in avanti, ancora la difesa del Toro con Lovato, ancora che manovra la palla, prova a cambiare da questa parte per Rodriguez, l'appoggio è per Cantero, Cantero che avanza, appoggio ancora verso Nyambo, ancora verso Cantero che può andare adesso subito al cross, la palla viene messa lì, colpo di testa, mamma mia una mischia furibonda. E poi si rifugia in rimessa laterale il Cosenza. Riparte il Toro con Rodriguez e allora Cataldi.
Scarica qui per Kiko. Fa partire questo tiro, ribattuto. Va a raccogliere la palla, ribattuta da Kone, ma c'è Valdocchia. Pandolfi lo aspetta Lovato, si interessa adesso Zima su di lui, attenzione alla profondità, non dobbiamo dare profondità a queste manovre. Bravo Rodriguez che ha capito e va a chiudere. E allora palla verso Cataldi che la può manovrare in direzione di Lovato, buona la sua prova fin qui, l'ex cagliaritano Chico, che se si comporta bene potremmo anche pensare di tenerlo, perché mi sa che non è male, eh. Ancora la palla verso Singo che adesso può affondare, spinge il treno Freccia Rossa, spinge, spinge, la mette in mezzo, niente, la palla per Kone, carica il tiro, mamma mia, gran tiro, e l'ha parata subito, poi Gerbo, Struma, Venturi, arriva Kone a pressare, niente da fare, Bittante che io l'ho avuto in una master, lancio in avanti di Bittante, bravo Lovato, poi Singo in copertura, Zima, Cataldi. Buono questo Cataldi, andiamo avanti Cata, dai, guarda che si propone Pret, guarda che si propone Pret, palla invece verso Gnambò, la stoppa, può andare via, viene chiuso, niente da fare. Ancora Cosenza, Maltoro ancora con Chico, la palla con E, poi ancora Chico, la finta, parte questo tiro, c'era Gnambò davanti, non è male questo Chico, attenzione perché potrei tenerlo, eh? Attenzione. Struma verso Pandolfi, ma c'è Lovato, immenso, pallone a Pret che deve fare un po' la differenza da trequartista, palla a Gnambò, lo scarico verso Kone, ma sbaglia tutto, Carraro, Pandolfi, adesso arriva Lovato in chiusura, attenzione la palla, messa in mezzo Rodriguez, ai, è in ritardo Rodriguez, attenzione che scatterà il rosso, no, giallo, mamma mia Rodri, dai. Dai, dai, su, minchia. Non facciamo sti falli al limite dell'aria. Attenzione perché Carraro ha un buon piede. Parte Carraro la barriera. E allora Bultam, vediamo se il Toro riesce a uscire. Riesce a uscire, sì. Si spinge in avanti. Adesso ancora il Freccia Rossa Singo. Si propone Kone. Viene servito, la mette lì, la tiene, poi si prova a girare. Arriva ad aiutare anche Chico. Buon tocco per Praet, mette in mezzo per Cantero, carica il tiro, la parata. Tutta asse quasi spagnola questa azione. Mamma mia, c'è l'ombra di Martin Vasquez. C'è l'ombra di magari. Lasciamo perdere, cominciamo. Rodriguez, pallone a Praet. La gira Cataldi, il tocco poi per Singo, Singo mette in condizioni Kone, gli sfugge la palla, Bunak mette il fallo laterale. Buona azione del Toro, ancora Singo, poi Kone, attenzione, mette in mezzo questo pallone, Pret cerca di prenderla lì, niente, Bultam chiude la porta Cataldi, parte il tiro fuori, porca di quella puttana. Mamma mia, è buona, buona, una squadra che se la cava, se la cava. Cazzo, che sfiga. E allora la palla verso Robak, c'è Zima che non ci arriva con la testa ma ci arriva Cantero, buono il tocco per Gnambò che adesso può accelerare, attenzione perché se ha spazio diventa devastante. Cantero, Cantero si ferma, il pallone in mezzo a Praet, niente, non ci arriva. Chiude tutto Cosenza che sta giocando abbastanza bene in fase di possesso palla e allora Lovato non dà spazio in mezzo. Deve arrivare anche Cataldi ad aiutare, attenzione, la chiusura di Lovato, che partita sta giocando. La palla ancora verso Gnambò che controlla, tiene lì, lotta, lotta duramente, ancora verso con il pallone che può andare via e adesso può accelerare. Viene quasi messo giù, ma niente, non si fischiano falli. Allora Cosenza. Sarà una Serie B davvero clamorosa questa, me lo sento. Bittante, lancio ancora in avanti. Arriva Lovato, colpo di testa, mette giù. Poi Singo, che gran partita che sta giocando anche lui. Zima, la palla verso Cataldi. Allora bisogna salire con questa squadra. Cantero, 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 che punta l'uomo. Punta l'uomo Cantero.
Si gira, appoggia per Prete, carica il tiro, deviato, la palla forse non va fuori perché la prende Rodriguez, la mette in mezzo, la deviazione, e ancora Rodriguez che cerca di fare il meglio che può per andarla a raccogliere, niente da fare, e allora si deve tornare a coprire, il lancio in avanti, è 0-0, ma è un buon toro, è un buon toro. Andiamo. Ragazzi, io direi di fare il nostro classico 4-3-1-2 e proviamo a vedere cosa succede. Allora, Cantero cos'è? È un esterno, quindi lo togliamo e mettiamo questo signore qua, Thiago Thomas, dal primo minuto insieme a Ñambo, che lo spostiamo sulla sinistra. Koné non è un centrocampista, quindi va. Vedete che mi manca, sono costretto a mettere Linetti. Chicco è più mediano o centrocampista? Mediano, ok. Praet non mi sta convincendo in questa partita. Allora andiamo a mettere il nostro nuovo acquisto, Ramirez. Vediamo cosa succede perché quell'altro non è in forma. Bellotti tanto puoi stare pure lì che tanto non giochi. Rodriguez anche lui è ammonito, bisogna stare attenti a non prendere il secondo giallo. Andiamo a fare il solito giochino, contropiede. E contropiede. Andiamo in campo, andiamo in campo. Si parte col secondo tempo con il Cosenza. Väisänen verso Pandolfi. Esce Lovato, stoppa di testa. Attenzione qui. Allarga questo pallone senza andare in porta, meglio per noi. La palla viene messa in mezzo adesso. Chiude. Bravo Linetti. Pallone verso Singo, che ora può avanzare Singo. Può avanzare, la palla è per Ñambo, la tiene lì Thiago Thomas, un tiro, porco Dio, esplode lo stadio Grande Torino, ma che gol! Oh, questo è forte, questo è forte. Cairo, Cairo, 1-0, mamma mia, bravissimo Singo, che palla Ñambo, la stoppa d'esterno, il filtrante, stop e tiro a giro, mamma mia ragazzi, 1-0 Toro, dai ragazzi, dai, palla ancora verso Pandolfi, poi Lovato, Zima la deve rincorrere. La tocca bene adesso per Rodriguez, il pallone a Cataldi, ancora Rodriguez, cambia gioco, bravissimo, Linetti, la mette giù Line, poi sbaglia tutto, ma dietro di lui, ecco il primo pallone per Ramirez che si può girare, può puntare l'uomo, ancora Thiago Thomas, pallone in mezzo, poi la palla verso singola, alza, Ñambo, alta, porca troia, no, se giochiamo così, ciao, eh. Dobbiamo portarlo assolutamente subito in Serie A. Pandolfi è lungo il discorso, mette giù Ramirez questo gran pallone, poi vince ancora il contrasto. Attenzione qui l'errore! Mamma mia, Cosenza cosa rischia? Solito schema, corsa dal centrocampo e allora Rodriguez per Singo che si può girare, lo scarico, bravissimo indietro, bravo Linetti, appoggio verso Chicco, 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 parte questo tiro a giro, altro calcio d'angolo, no no ma Chicco è da tenere, Chicco dove c'è un bambino è da tenere, eh? Non rompiamo la minchia, Rodriguez. Pallone verso Singo, la va a alzare, la mette in mezzo, mamma mia, pericolosa, attenzione alla ripartenza con Boultan, attenzione Boultan, mamma mia Lovato va a chiudere e allora ricomincia tutto da Singo, bravissimo che cambia gioco, da respiro alla manovra, allora Zima, Rodriguez, Cataldi che ha giocato una gran partita, Cataldi, la palla se la fa dare Rodriguez. La palla verso Ñambo che adesso deve andare a pressare, è rimessa per il Cosenza, che sfiga. C'è un cambio, entra Sueva e esce Robak per il Cosenza, 1-0 Toro e allora Saracco, siamo al 60esimo ragazzi, devastanti
se giochiamo così va bene. Lovato, gran partita fin qui. Allora Bittante, Bittante mette in mezzo, sì, ma non ci arriva Rodriguez. Attenzione ancora Zima, grande intervento, bravo Zima, bravo. E allora adesso da questa parte Milinkovic-Savic, Rodriguez, che 31enne ha giocato un gran partitone, con rispetto per il Cosenza, ma la forza del Toro si vede. Linetti può avanzare per Thiago Thomas, la tiene lì Thiago, Thiago punta l'avversario, c'era Miretz che va, carica il tiro, no, la puta madre della Sud America. Porca troia, senza scorta, striscioni molto non provocatori, eh? Mi raccomando, ma baciateci il culo, va. Corsa da centrocampo. Rodriguez, allora Singo la va a mettere in mezzo, deviata Celinetti che va subito a cercare di prendere il pallone, niente da fare, rimane lì per Sueva che può avanzare, si distende adesso il Cosenza, ma il Torino ha tempo di rientrare. Troppo lenta la manovra dei calabresi, lancio in avanti e allora il colpo di testa per il Toro, attenzione, Cataldi combatte come un leone, Thiago Thomas e allora arriva verso Gnambò che la tiene lì Gnambò, pallone Ramirez, madonna mia, la dobbiamo chiudere ragazzi, la dobbiamo chiudere questa partita, 70esimo, ancora lancio in avanti, colpo di testa. Poi arriva Chicco, grande, no no, questo lo teniamo, Chicco dove c'è un bambino si tiene, eh. Cataldi, pallone verso Rodriguez, palla lunga, dai Gnambò, va via, devastante, devastante. E allora Rodriguez, la mette in mezzo, boom. Ancora Rodriguez, la deve raccogliere, rimessa laterale, altro cambio per il Cosenza, esce Vallocchi, entra Williams, attenzione a questo ragazzo qua, eh. Rodriguez, Cataldi, pallone a Ramirez, lo scarico verso Linetti, carica il tiro, deviato, deve andare a seguire, bravo Thiago, che lotta con Venturi, alla meglio il portoghese, poi qui Singo non ce la fa più, dobbiamo tenere, niente, e gliela porta via, e l'arbitro fischia il fallo. Sto cozza pelata ha rotto le palle, eh. Venturi. Venturi, mette in mezzo. Attenzione, colpo di testa. Adesso ancora il Toro però che può uscire bene da grande squadra. Allora questo Ramirez, interessantissimo. Pallone verso Thiago, Thiago. Thiago non ci rimette il piede, non mette il piede. Allora chiude tutto il Torino a centrocampo. Attenzione a Remake, Williams. William, attenzione. Mamma mia che chiusura ancora, ma qui Ramirez perde pericolosamente palla. E poi arriviamo a chiudere ancora il pallone verso Gnambò, Gnambò che la tiene lì. Aspetta rinforzi, vediamo cosa fa. Gnambò fa partire questo tiro da fermo e l'ha respinta dal portiere Cosenza. Girava male la palla, non si è fidato di... Ancora Cosenza, attenzione però, eh. Lancio ancora in avanti, colpo, mamma mia, Lovato che roba, porca di quella troia, è forte. Qui l'Atalanta l'ha dato via, era al Cagliari. E allora il pallone adesso, ancora per il Cosenza, si soffre però. Pallone bello, Ramirez che può andare, aspetta l'inserimento di Chicco, Chicco vediamo cosa fa. Sbaglia il passaggio, l'unico che ha sbagliato è stato questo passaggio, ancora Chicco. Poi qui Zima si addormenta, attenzione Zima. Attenzione, attenzione. Il passaggio in mezzo deve uscire Milinkovic. E adesso con le mani. La palla in mezzo per Chicco. Che gira in direzione di Cataldi, fa salire Rodriguez e controlla bene, vediamo il movimento adesso di Gnambò, Gnambò, la palla in mezzo, Cataldi, Gnambò, Gnambò, l'appoggio qui a Ramirez, va finta, la palla rimane lì, ancora Gnambò, tiro la parata, mamma mia ragazzi, pericoloso Gnambò, è un serpente a sonaglio.
è un serpente a sogni ali. Calcio dal fondo per il portiere del Cosenza, cercare Pandolfi, colpo di testa ancora, Thiago Thomas, la palla verso Niambò, era troppo defilato, ancora verso Niambò il pallone, niente. E allora Venturi che lancia in avanti e il Toro inaugura purtroppo questa Serie B, purtroppo perché inaugura in Serie B il risultato. Thiago Thomas, subito in gol questo signore qua, mamma mia, tanta roba, grande acquisto. Andiamo a leggerci i risultati della prima giornata di Serie B Team. Torino Cosenza 1-0, Regina Venezia 1-0, Frosinone Salentana 0-0, Lecce Monza 0-0, Perugia Benevento 2-2, Ascoli 2, Spal 4, Como 2, Vicenza 0, Spezia Alessandria 4-1, Ternana Cittadella 4-2, Cremonese Crotone 0-2, la classifica. È inutile che ve la dica. Ragazzi, vi saluto qua, seguite questa Serie B perché ci sarà da vedere grande calcio e grandi cose. E giocano tutte abbastanza bene, eh? Ciao a tutti!